Guardisti, come promesso, eccoci, il ferro alla Giangi, long run, la Giangi che sta a tirare giù un Burundi. Siamo nella galleria pedonale tra San Babila e il Duomo, che vedete in lontananza. Siamo un po' contro sole, vi rompe un po' le balle, forse riesco a farvi vedere anche la guglietta. Guardala la guglietta, grande Madonnina! E stiamo giracchiando e sto cercando di inseguire la Giangi, che è molto più tranquilla di me, perché io non ho proprio sto, cioè più comodo, sinceramente si può fermare quando vuole a grande controllo, invece io col monoruota sono sì un po' più veloce sicuramente, indiscutibilmente, ma soffro molto il pedone urbano. Praticamente il One sicuramente spettacolare nelle ciclabili, il Mini è in mezzo ai pedoni, veramente qualcosa di fantastico. Poi si stanca alla metà. Attenzione! Opla. Abbiamo risolto il problema. Così che ci mettiamo anche noi qui adesso a fare un po' di evoluzioni. Guardali, camminano senza guardare un cazzo. E signori, state per raggiungere Piazza Duomo a Pasqua, quasi quasi vi metteremo un bel bigliettino di un euruccio a visione per farvi fare questo girettino. Opla. Rallentiamo al di sotto della minima velocità consentita e cerchiamo di stare in più. Comunque il One ha una grandissima stabilità, anche se è un monoruota. All'altro, minchia, troppo piano. Ah, finalmente mi sono fermato. Se lasciamo andare un po' avanti, non mollano proprio, non c'è un cazzo da fare. Vabbè, la gente è veramente tanta in galleria. Ma siamo riusciti a mantenere la stabilità e a non mettere giù il piedino. Praticamente, ragazzi, vi iscrivo un'altra volta al campionato italiano trial. Signori, vi presento il Dom de Milan, va che bello il Dom, va che bello, mi chiedo schiacchina, se ferma, se chiurmelo. No, è andata bene. Ho perso la Giangi, mi sta allontanando, mi sta distanziando. Un po' di slalom, andiamo a recuperare la Giangi. Attenzione, l'ho vista che la girava di chi. Eccolo là che mi cerca. Sembra che la galleria sia più libera, una pazza, sta andando troppo forte, fa un disastro. Comunque ragazzi, è veramente bellino. Poi è spettacolare perché vai bene, ti diverti anziché camminare che ti rompi i coglioni come un pirla. Perlomeno qua giochi, ridi, scherzi e tra l'altro fai anche più strada che andare con il... che andare a piedi, perché a piedi col cazzo... col cavolo che avremmo preso, saremmo da Loreto, saremmo andati addirittura dal Parco Lambro, saremmo andati a Loreto, da Loreto saremmo andati in Porta Venezia, da Porta Venezia saremmo andati in San Babila. Cioè comunque ti diverti indiscutibilmente e oltretutto in altro modo, divertendoti, vai anche in giro, ti vedi la tua bella Milano, una città fantastica. Questa è la galleria di Piazza Duomo, ma come vedete c'è la Rinascente, eccola lì, la Giangi davanti che mi cerca, perché nella realtà è molto più veloce, io devo stare troppo più attento. Adesso che poi possa essere anche un filino incosciente la Giangi sicuramente sì, però è sicuramente più comodo, può fermarsi, cosa che invece io, oddio, posso fermarmi anch'io, però una rottura di balle. Signori, vi abbiamo portato in Piazza Duomo e vi salutiamo da Stefano alla Giangi. Grazie. Sì.